Questo è un momento straordinario per l'Italia. Straordinario, non sono qui a cantare le lodi, ma dico che il paese del miracolo permanente dai secoli, non potete sapere quanto ne abbiamo passate, dal disgregamento della Repubblica Romana, il disgregamento dell'impero, tutte le cose di conquista che abbiamo avuto nell'alto medioevo, quando in Mediterraneo non si poteva, diciamo, andare da Filippo, da Enrico IV, Filippo II, Carlo V, Carlo d'Angiò, tutti quelli che sono da Carlo Magno, che si è fatto fare imperatore in Italia, si è portato via mezza Roma da Napoleone in pace, Napoleone invece si è fatto fare imperatore, si è portato via mezza Italia in guerra, hanno fatto una collezione. E poi naturalmente c'è stato il Rinascimento, che è una cosa che non si può parlare. Qualsiasi impero di cui si parli nel mondo è una pallida, diciamo, rappresentazione dell'impero romano, e qualsiasi rinascimento culturale nel mondo è una pallida imitazione del rinascimento culturale italiano, che ha dato dei doni, ma dei doni che io non ve li so neanche dire, vorrei fare un balletto, diciamo, per dimostrarveli tutti. Solo all'epoca di Dante, nei secoli di ferro, quando tutto il mondo era carestia, morte, devastazione, alcuni italiani sono stati protagonisti della modernità. Senza uno Stato e senza una lingua hanno inventato le banche. Adesso c'è il boom dello spread e il debito pubblico, ma gli italiani hanno inventato la parola banca, credito, cassa, discredito, la cambiale, tutto ciò che ha a che vedere con l'economia, e hanno prestato a tutta l'Europa, e adesso abbiamo un debito. Ma chi glieli va a chiedere i soldi a Edoardo I d'Inghilterra, che non ce l'ha mai ridati? Sapete quanti soldi gli abbiamo prestato? Una a tutti i papi, non potete sapere. Cassa, conto, credito, discredito, hanno inventato la stretta di mano, hanno inventato sciocchezze, il bacio, che si chiama alla francese, addirittura veniva da Caterina de' Medici, che l'ha insegnato, diciamo così, a Enrico II, era lui che è stato il primo a provare il bacio moderno. Pensate, hanno inventato in quel periodo, ma no, hanno alfabetizzato la musica, che voi qui in Belgio avete inventato il sassofono, gli italiani hanno inventato il violino, il pianoforte, dato i nomi alle note, alfabetizzato la musica, hanno inventato lo sfumato, hanno inventato in quel periodo l'affresco, la prospettiva, il manierismo, il barocco, tutte invenzioni italiane. Sono morti a Lepanto sotto le insegne di Venezia per difendere l'Europa, hanno difeso l'Europa. Poi c'è stato... Ma non potete sapere che cosa hanno fatto? Hanno inventato le strade con i romani, il diritto. Ah, ora dice, che vieni qui a dirci che ha fatto gli italiani? Beh, la soddisfazione. Hanno inventato le terme, l'igiene. Aspetta, non finisce mai la lista. L'igiene, le fogne, pensate, il chilometraggio, la pulizia, che non esisteva l'igiene nel mondo. E l'hanno portata in tutta Europa. E nei secoli bui, San Benedetto, che è il mio santo preferito, lasciatemi due parole, che il patrono d'Europa, giustamente, ci hanno visto bene. Nei secoli bui, nel V secolo d.C., dove veramente tutto era morte, non c'era niente, ma niente, un uomo di Norcia, un italiano, così, una personcina, ha aggiunto alla parola prega e tutti gli stiliti, e si muore, ha aggiunto la parola lavora. Economicamente, ora et labora, li ha fatti lavorare quei monachetti dalla mattina alla sera in giro per tutta l'Europa. In Belgio quanti ce ne stati a raccogliere, catalogare, archiviare, riscrivere il pensiero, la filosofia, l'agricoltura, la scienza, la poesia. Se no, non c'era niente senza San Benedetto, una cosa spettacolare, un miracolo, un vero miracolo, un miracolo. Per poi il Risorgimento, poi hanno inventato il primo artista moderno, Giotto, pagato per fare delle opere d'arte, scusate la veemenza, ma è la bellezza che mi attrae. Giotto, che c'è una linea che va fino a Andy Warhol, che l'ha dichiarato, io vengo da Giotto, perché è il primo artista in senso moderno pagato per le sue opere d'arte, il primo intellettuale, Boccaccio, pagato per scrivere dei saggi. Tutti noi che facciamo delle relazioni siamo un'emanazione di Boccaccio, che l'ha inventata. Ma pensate la straordinarietà in quell'epoca di quelle invenzioni. Sono stati inventati proprio dagli italiani, dicono, non nel senso, era un momento, mentre un italiano poi nell'alto medioevo scopriva l'America, un altro di lì a poco gli dava il nome. Mentre c'era, pensate, ma voi... L'architettura, il sorriso di una donna è il simbolo della pittura e dell'arte, della Gioconda, di tutto il mondo. La dignità dell'uomo, del Davide, è il simbolo, diciamo così, della scultura.
la perfezione stilistica dell'architettura con la cupola del Brunelleschi insuperata, Adriano, le basi di tutta l'architettura. Pensate, e quante volte sono andato a fondo, saccheggiati, nel 1527 dai Langheti, nel 1084 addirittura dai Normanni gli hanno portato via tutto. Beh, in Italia hanno portato via continuamente tutto e quante ne rinate di cose straordinarie, non ne potete sapere, è il paese della resurrezione e poi arriva il risorgimento. Ma una, chi chiama risorgimento apposta? Epoca memorabile, straordinaria, proprio in centro del mondo era in quel momento il risorgimento italiano e che ha riuscito un giovane stato, diciamo, a diventare protagonista dei giochi dell'Europa, pensate alla grandezza, e poi sono venuti dopo, diciamo, la prima guerra mondiale, che poi è arrivato dopo, diciamo così, il ventennio nero, e poi sono risorti con la seconda, con le lacerazioni del 43, risorti, è arrivato De Gasperi, è arrivato il boom economico degli anni 50 e 60, è stato un modello per risolvere le crisi a tutta l'Europa, dei due shock petroliferi del 73-79, un modello, proprio a modello, pensate che risurrezioni che abbiamo avuto, fino alla lotta contro il terrorismo vinta e tutto in mezzo a lacerazioni, contratti, diciamo così, violenze, tutto è minacce contro l'unità, che ancora continuano, una cosa terribile che uno non ci crede, l'unità vitale, uno Stato, un paese dove è nata prima la cultura e poi lo Stato. E la nazione, un caso unico nella storia dell'umanità, ma la più grande cultura di tutti i tempi.